Amici Peaceman, ben ritrovati su Araxan Channel. Oggi volevo fare un video un pochino diverso, ovvero volevo aprire con voi lo special del volume 100. Come potete vedere, ho comprato tutti i prodotti usciti per l'evento Road to 100, ovvero per il volume 100. Arrivo all'ultimo, il volume 100, e mi sembra rapporto qualità-prezzo rispetto al 98 e 99 decisamente leggerissimo. E quindi volevo aprirlo per vedere cosa, com'è, come non è. E qua, appunto, vediamo un po' com'è. Ecco qua. Anche perché rispetto, ripeto, al 98 e 99 il prezzo è triplicato quasi, quindi insomma vorrei vedere quello che ci offre la ditta. Apriamo, ok. Comunque la scatola è molto carina, molto, si presenta bene anche se è cartone molto leggero. Apriamo, c'è il volume 100 con una copertina molto di plastica così, ok, eccola qua, molto carina, con Luffy normalissimo, non in qualche gear particolare, ecco come si presenta, la lettera di Oda, speravo nella traduzione, vediamo se c'è, per ringraziare di averlo seguito fino a qua. L'abbonamento a Crunchyroll, ok, con tanto di cartolina. La lettera è invece tradotta dietro in italiano, e quindi la leggo. Sono 100 volumi, gente, sugli scaffali si allineano ben 100 volumetti di One Piece. Chi li ha presi tutti ormai non avrà più spazio per altri libri sugli scaffali. Chiedo venia. Vi capisco, credetemi. Ma dal mio punto di vista la prospettiva è molto diversa. Questa è tutta la mia vita. Anzi, mi verrebbe da dire, tutto qui? 24 anni in cui giorno dopo giorno un rispettabile professionista non ha mai smesso di disegnare. Ed è tutto qui? La grandezza di un'opera, però, dipende dall'immaginazione dei lettori. E dunque, che ne dite? È troppo lunga? È troppo breve? Questo mondo è stato plasmato dalla mia fantasia e dalla vostra. La storia si avvicina sempre più alla sua conclusione, ma fino al giorno in cui non giungerà alla fine vera e propria, io continuerò a farvi da guida in questo universo narrativo senza risparmiare le forze. Questi 100 volumi sono la via d'accesso al mondo dei nostri pirati, perciò vi prego, fate spazio per loro nella vostra stanza, perché l'avventura si scalderà ancora di più. Spero, inoltre, che possiate godervi i festeggiamenti per i 100 volumi e le numerose iniziative organizzate per celebrare l'uscita del volume 100, Eiichiro Oda. In Giappone, ovviamente, questo è uscito molto molto tempo fa. Ecco qua, rimettiamo a posto la letterina di Oda, vediamo cos'è questa pergamena. Non c'è altro sotto quello di posto. Evitiamo, la srotoliamo così, facendolo un po' più fino rispetto al... Ecco qua. Olè. Carino. Ecco qua. La pergamena col posterino. Fatto da Oda, dove si vedono praticamente... quasi tutti i personaggi che ha disegnato in questi anni, gran parte dei personaggi, perché tutti è praticamente impossibile, ma si vedono comunque molti dei personaggi che sono stati visti da e affrontati dai nostri Mugiwara. Ecco qua. Beh, tutto sommato posso comunque ritenermi soddisfatto, è un po' leggerino e avrei preferito qualcosa di un pochino più magari solido, però è fatto veramente bene, la copertina è molto molto bella.
molto molto bella. E da notare che lo stesso Luffy che si trova qua è quello poi che è presente nel posterino. Ecco qua. E va bene ragazzi, mi dispiace che non sto facendo più video commenti al momento, ma sono un pochino preso. Ritornerò operativo quanto prima. Statemi bene e al prossimo video. Ciao!